Professor Gaetano Paludetti ha presieduto l'Associazione Universitaria degli Otorinolaringologi che qui a Milano ha fatto una seconda edizione di un format molto particolare, di un meeting con gli specializzandi nazionali. Quindi è stato molto interessante vedere tanti giovani sia in platea sia protagonisti nelle comunicazioni e anche nella moderazione. Com'è il bilancio di questa iniziativa e di questa formula che mi sembra particolarmente innovativa? Ma io mi ritengo particolarmente soddisfatto perché vedere dei giovani coinvolti attivamente nelle attività scientifiche e cliniche dà sempre molta soddisfazione a noi che ci riteniamo dei maestri o perlomeno persone che dovrebbero insegnare qualche cosa. Il livello è stato estremamente elevato a mio avviso. I ragazzi sono stati hanno risposto molto alle nostre sollecitazioni e credo che questo sia un buon segno per il futuro. Speriamo che poi la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro sia pari al loro desiderio di lavorare, di imparare, di fare. Proprio per quanto riguarda un po' uno scambio generazionale, quindi un rinnovamento anche delle energie a livello di ricerca, volevo fare così una piccola riflessione con lei. A suo parere ci sono occasioni sufficienti in Italia o è proprio vero, purtroppo si conferma questa tendenza che se non vanno all'estero i nostri giovani non hanno possibilità di, o comunque ne hanno limitate? Ma credo che noi paghiamo dei danni fatti molto, molto prima di oggi, cioè noi vediamo l'onda lunga di decisioni errate prese tanti anni fa. Da noi il ricambio è molto lento, abbiamo assistito ad una eccessiva espansione forse negli anni 80-90 e adesso assistiamo ad un reflusso e quindi invece che aumentare i posti di lavoro nel campo medico stanno regredendo. Sarebbe stato forse meglio trovarsi su un plateau e non avere questi sbalzi, diciamo così, di numeri quantomeno. Comunque oramai le situazioni sono queste e speriamo che la sensibilità politica e la sensibilità regionale sia tale da non contrarre ulteriormente un lavoro o le possibilità di un lavoro che sono fondamentali per la società. Quale potere ha in questo senso un'associazione come la World? Ma oggi l'associazione la World ha essenzialmente una capacità di insegnamento, come deve essere, perché noi siamo in fondo dei professori universitari. Oggi devo dire che a mio avviso la sensibilità politica nei nostri confronti è molto bassa. Sembra che parliamo due lingue diverse e seguiamo due strade diverse. Sarebbe opportuno che fossimo un po' più ascoltati di quanto non lo siamo. Fra poco comincerà un'ultima sessione dedicata alle scuole di specializzazione. Quali sono le problematiche e la situazione, insomma, attuale? Ma le problematiche sono la sensazione che si tenda a ridurre sempre di più le scuole di specializzazione, si voglia fare una commistione che può essere anche corretta con i grandi ospedali, e questo è una cosa che, se fatta in un modo intelligente, ha un suo perché, quindi non lo ritengo del tutto errato. E bisogna ricordare però che la didattica è un'attività vera dove ci vuole esperienza e che non si nasce didatti, quindi una scuola universitaria che sia però sempre collegata con l'attività pratica, perché il problema è che queste due cose sono inscindibili da noi, nella medicina la didattica e la pratica e la clinica sono due cose assolutamente inscindibili, tu non puoi insegnare qualcosa che non fai o viceversa. Quindi questo io lo ritengo fondamentale. E poi naturalmente c'è il problema, perlomeno per quanto riguarda l'otorinolaringoiatria, è stata una specialità abbastanza colpita, perché pur essendo una specialità chirurgica, sono stati ridotti gli anni da 5 a 4 anni. Questa è una cosa che non siamo riusciti ad evitare, però che onestamente trovo errata. Un pensiero in chiusura ai giovani, agli studenti. L'otorinolaringoiatria ha bisogno di nuove leve o forse no, o una specialità che non è satura, a suo parere? No, il mondo ha bisogno di nuove leve. Noi anziani, diciamo così, siamo passeggeri, come tutti siamo passeggeri su questo mondo, quindi l'importante è tramandare l'arte.
la medicina è un'arte, quindi va tramandata. Va tramandata sia dal punto di vista tecnico che etico, e quindi i giovani sono fondamentali, i giovani sono essenziali. E anche oggi tutta la politica del pensionamento forse penalizza l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, e fa sì che noi, che insomma ormai siamo visi magari noti e vetusti, permaniamo troppo sul nostro posto di lavoro. Professore, la ringrazio e buon lavoro.